Marcel Proust oggi, forse il maggiore romanziere a cavallo fra 8 e 900. Nasce nel 1871 a Parigi e a Parigi muore nel 22, giovane, molto giovane. Fin da bambino soffre di un asma che lo accompagnerà tutta la vita e vive in un rapporto morboso con la madre. Svolge una intensa vita mondana nei salotti parigini e osservando e partecipando creerà un patrimonio che poi servirà più tardi alle sue opere. Scrive un romanzo che resta incompiuto, Jean Santé, che è la formazione di un artista. Più tardi l'asma cresce e Proust si ritira in una camera, nella sua camera della sua casa, che fa tappezzare, coprire con pareti di sughero per non sentire i rumori, e quasi sempre a letto scrive il suo capolavoro, cioè 7 romanzi che ha per titolo Alla ricerca del tempo perduto. Questi romanzi sono La strada di Swann, All'ombra delle fanciulle in fiore, I Guermantes, Sodoma e Gomorra, La prigioniera, La fuggitiva e l'ultimo, Il tempo ritrovato. Con Proust e con Joyce tutto cambia. Nasce l'era, per dir così, dell'insicurezza nella letteratura. Il romanzo non è più un discorso logico che ha un inizio, uno svolgimento, una fine. Il nuovo romanzo sembra che confonda le cose. Ha periodi di scrittura lunghissimi, a volte una pagina intera, a un narrare a volte rallentato e posato su dei particolari su cui sosta a lungo. Insomma, è qualcosa di assolutamente nuovo, non è più un bene di consumo. È quello che stava accadendo anche con la musica, con Wagner, opere in cui, per dir così, viene meno la normale e tranquilla funzione comunicativa a vantaggio della funzione espressiva. Cioè non si tratta più di dire, raccontare, rappresentare le cose, ma di rappresentare l'anima delle cose, quella che sta sotto le apparenze. E accanto a Proust e a Joyce, un altro genio che dà una mano a questo scombussolamento generale sarà Freud, con la scoperta dell'inconscio. In Italia qualcosa arriva e si dice che, per esempio, Italo Svevo fosse, se la formula è del tutto inesatta, il Proust italiano. Ma vediamo poche righe di come inizia il primo dei 7 romanzi proustiani di questa grande cattedrale del tempo ritrovato. A lungo mi sono coricato presto la sera. Qualche volta, appena spenta la candela, gli occhi mi si chiudevano così in fretta che non avevo il tempo di dire a me stesso «mi addormento». E mezz'ora più tardi, il pensiero che era tempo di cercar sonno mi svegliava. Volevo posare il libro che credevo di avere ancora fra le mani e soffiare sul lume. Mentre dormivo, non avevo smesso di riflettere sulle cose che poco prima stavo leggendo. Ma le riflessioni avevano preso una piega particolare. Mi sembrava d'essere io stesso quello di cui il libro si occupava. Una chiesa, un quartetto, la rivalità di Francesco I e Carlo V. Il brano che vi leggerò invece fra poco è quello in cui Proust racconta, o almeno avvia, il racconto della Madeleine, cioè quando lui, inzuppando una piccola Madeleine nel tè preparato da sua madre, improvvisamente avrà come un ricordo diverso, di un'altra epoca, di un altro tempo, di una medesima Madeleine. Proust chiama questo l'intermittenze del cuore, e tutta la recherche sarà una intermittenza, una serie di intermittenze del cuore. Cosa avviene?
Proust passa una sera davanti ai campanili di un villaggio, ancora un ragazzo. A un tratto quei campanili gli rivelano la loro essenza segreta per un ricordo. Non sono più la cosa, ma il senso della cosa. Sente d'improvviso lo stesso sapore che gustava da ragazzo quando una vecchia zia gli offriva tè e Madeleine. In sostanza, è il riaffiorare di ricordi in virtù di un associarsi di sensazioni tra ora e il passato. Così il tempo è recuperabile e in quei ritorni rivela finalmente la vera essenza delle cose. Il nuovo romanzo che nasce con Proust e dopo Proust significa non più narrare le cose, appunto, ma la loro essenza. E questa volta chiudiamo proprio leggendo il brano della Madeleine. In una giornata d'inverno, rientrando a casa, mia madre, vedendomi infreddolito, mi propose di prendere, contrariamente alla mia abitudine, un po' di tè. Rifiutai dapprima e poi non so perché mutai avviso e la mandò a prendere una di quelle focacce pienotte e corte chiamate Madeleine, che paiono aver avuto come stampo la valva scanalata d'una conchiglia. Ed ecco, macchinalmente, oppresso dalla giornata grigia, portai alle labbra un cucchiaino di tè in cui avevo inzuppato un pezzo di Madeleine. Nel momento stesso che quel sorso misto a briciole di focaccia toccò il mio palato, trasalii, attento a quanto avveniva in me di straordinario. Un piacere delizioso m'aveva invaso, isolato, senza nozione della sua causa. M'aveva reso indifferenti le vicissitudini della vita e le sue calamità, la sua brevità, nel modo stesso che agisce l'amore, colmandomi di un'essenza preziosa. O meglio, questa essenza non era in me, era me stesso. Avevo cessato di sentirmi mediocre, contingente, mortale. Donde m'era potuta venire questa gioia violenta? Bevo un secondo sorso in cui non trovo nulla di più che nel primo, un terzo dal quale ricevo meno che dal secondo. È tempo che mi fermi. La virtù della bevanda sembra diminuire. Essa l'ha risvegliata, ma non la conosce e non può che ripetere indefinitamente, con forza sempre minore, quella stessa testimonianza che io sono incapace di interpretare. E ricomincio a domandarmi che mai potesse essere quello stato sconosciuto che non portava con sé alcuna prova logica, ma l'evidenza della sua felicità. E a un tratto il ricordo m'è apparso. Quel sapore era quello del pezzetto di Madeleine che la domenica mattina a Combré, già che quel giorno non uscivo prima della messa, quando andava a salutarla nella sua camera, la zia Léonie mi offriva, dopo averlo bagnato, nel suo infuso di tè o di tiglio.